Nel futuro delle Marche crescono le opportunità per il mondo dell'agricoltura, lo ha dichiarato il ministro Maurizio Martina in visita a Macerata con una doppia tappa, l'hotel Grassetti con i sindaci vertici del PD e l'Istituto Agrario. C'era anche il candidato presidente del centrosinistra Luca Ceriscioli che ha ribadito al ministro, che conosce questa terra perché ha fatto l'università a Macerata, le priorità per il mondo agricolo marchigiano: meno burocrazia, defiscalizzazione degli investimenti, più opportunità per difendere i prodotti italiani sul mercato internazionale. Credo che il 2015 sia l'anno giusto per svoltare, per fare un salto di qualità. Expo è un'occasione per l'Italia, lo è certamente per le Marche, avete tutte le condizioni per fare questo gran lavoro e avete un grande amministratore al servizio di questa terra. Io sono convinto che il PD ha tutte le condizioni col centro-sinistra per vincere e governare. Martina, che è anche la delega per l'Expo, ha sottolineato il ruolo delle Marche all'Esposizione Universale di Milano. Se ci sono tante imprese marchigiane che hanno lavorato anche alla preparazione di Expo, ci saranno le Marche in quanto comunità, territorio, presenti in particolare nell'esperienza del Cardo e quindi dell'area italiana. Le Marche ci sono e faranno sicuramente una bella figura. E se a Parigi l'Expo ha lasciato la Tour Eiffel, all'Italia cosa lascerà? Ma intanto lascia una piattaforma tecnologica di grandissimo significato per tutta l'Italia, che è proprio quel sito espositivo. Poi lascerà nell'agenda internazionale una serie di strumenti utili, in particolare per combattere la fame, e non è un caso che l'atto conclusivo dell'Expo di Milano, il 16 di ottobre prossimo, sarà la consegna della Carta di Milano al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon.